Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro uno dei casi che tengo nella stanza dei trofei realizzati al mio istituto col sistema bocca bionica. Questo è un paziente molto giovane, come puoi vedere dalla foto, che arriva al mio policlinico con uno stato terminale di parodontite. Abbiamo realizzato due arcate su impianti dentali. Questa era la situazione di partenza, come si presentava il paziente, dei denti in metalloceramica incollati sopra delle radici con lo stato di malattia avanzato della parodontite. Questa era la mandibola con due sole radici rimaste. All'esame radiografico abbiamo visto che la situazione era disperata, assolutamente non coerente con l'età anagrafica del paziente. Questa era una bocca che aveva subito la parodontite con uno stadio piuttosto aggressivo, e questo è quello che abbiamo ottenuto come risultato già dopo la prima chirurgia. Abbiamo posizionato con l'equipe maxillofacciale quattro impianti convenzionali nella premaxilla, la parte anteriore sotto al naso. Le zone posteriori abbiamo sostenuto i carichi masticatori con due impianti speciali pterigoidei. Questo genere di impianti ci permette di evitare le ricostruzioni ossee, che fanno perdere tempo, e allo stesso tempo riusciamo a mettere degli impianti in una qualità di osso eccellente, che permetterà al paziente giovane che dovrà stare con queste protesi tanti anni di avere assolutamente una prognosi ottima per i prossimi 30 anni e oltre. Questo è lo schema grafico del tipo di chirurgia che è stata eseguita. Due impianti pterigoidei nelle zone posteriori. Abbiamo evitato le zone azzurre in grafica dei segni mascellari, più sei impianti convenzionali nella parte inferiore. E infine, avvitato le protesi provvisorie sopra gli impianti dentali. Qua puoi vedere la bocca sulla sinistra come era allo stato iniziale. Sulla destra la TAC tridimensionale che ti mostra gli impianti pterigoidei posizionati in asse, gli impianti convenzionali nella parte anteriore e le protesi avvitate sopra gli impianti. A questo punto abbiamo proceduto a eseguire un design grafico che ci desse un'idea di quanto avremmo dovuto mostrare il sorriso con la simulazione che avremo fatto al computer. Abbiamo proceduto a questo punto a realizzare delle protesi biomimetiche che andassero a simulare non solamente i denti, ma anche i tessuti gengivali perduti, l'osso perduto. Questo era un paziente che aveva avuto una parodontite aggressiva che aveva fatto riassorbire completamente l'osso. Nota il livello di iperrealismo dei denti che abbiamo ottenuto, la traslucenza che appare e traspare a livello dei margini incisali, mammelloni e gli incisivi centrali dominanti con i canini lanceolati nelle parti laterali, e come la luce riflette sopra lo zirconio che con effetto madreperla crea un effetto vitale di questi denti, un livello di iperrealismo raro da raggiungere. Fai attenzione perché queste sono protesi top di gamma, stiamo parlando di alti livelli di ricostruttiva della bocca, non semplici denti in PMMA, plexiglass o denti in resina, ma denti in linea superior. Nota la gengiva come è indistinguibile da una gengiva naturale, come viene supportato il labbro superiore e il labbro inferiore. Abbiamo poi proceduto a far ingranare correttamente i denti grazie all'intelligenza artificiale. Abbiamo modificato le forme dei denti reali scansionati con l'intelligenza artificiale, che ha adattato le forme con un clic a quelli che erano i movimenti della bocca del paziente. Nota con questo gioco di luci la superficie, la texture di superficie di questi denti, il livello di iperrealismo raggiunto. Non è una superficie unica, semplificata, liscia, bensì abbiamo una certa rugosità dei mammelloni, degli incisivi che riflettono la luce, anche la gengiva è una gengiva assolutamente indistinguibile da una gengiva naturale. Questo è un paziente giovane che aveva delle alte pretese estetiche, e noi volevamo dare il massimo a questo paziente col miglior protocollo da noi conosciuto per poter andare a simulare dei denti iperrealistici. Spero ti sia piaciuto questo caso. Come ti ho detto, questo è uno di quei casi che io ottengo nella sala dei trofei. È uno dei casi più belli e soprattutto fa piacere
andare a restituire la gioia di vivere a persone così giovani che sono state colpite da una malattia così invalidante come la parodontite. Questo è un paziente che ha fatto delle grandi ricerche su internet, non si è accontentato del primo dentista che ha trovato, ma è andato a cercare un centro d'eccellenza che potesse ripristinare l'apparato masticatorio in maniera iperrealistica, naturale e con tecnologia digitale. Ti ricordo che questi denti sono presenti in cloud nei nostri server per tutta la vita. Al paziente, nel caso dovesse avere problemi, noi con un click potremo riprodurre questi denti esattamente come li abbiamo creati il primo giorno. Spero ti sia piaciuto questo caso. Dai uno sguardo a tutti gli altri casi che ho risolto con l'equipe e col nostro sistema bocca bionica.